regionale. Buonasera, sono felice di stare qui stasera con Peppe, Tito e con tutti voi. Quando Peppe mi ha chiamato e ha detto vuoi venire, ho detto se tu non mi avessi chiamato sarei venuto a condividere con te questa apertura e sarei venuto con prepotenza, perché veramente sono felice di stare stasera qui con voi e con Peppe. Vabbè, io ho conosciuto Peppe da tempo, dalle battaglie sui rifiuti, ti ricordi Peppe? E lui come... e ne ho apprezzato subito la sua voglia di lavorare per la sua comunità, quindi il suo amore per la meta e per la penisola, voglio dire, non solo per me, per la penisola, insomma. E il social fact, insomma, si collega, insomma, atti concreti, cose, problemi che ha affrontato e realizzato. Eppure quando non è riuscito a realizzarli, lui è stato sempre tenace, sta a giustificato, a dire perché c'era il problema e perché era al momento insopportabile, e la gente per questo lo ha sempre amato, perché Peppe è uno di noi. Peppe non sa dire bugie, le volte in politica si dicono le bugie, Peppe non le sa dire, non ha mai detto le bugie. E guardate, Peppe ha detto delle cose importanti. Bisogna fare rete, bisogna fare squadra. La presenza qui mia e dell'onorevole Paolucci non è un caso. Queste elezioni si svolgono assieme alle elezioni europee ed è importantissimo anche per la cosa che ha detto Peppe. Ne parlerà il candidato, insomma, Paolucci, a cui... verso il quale dovrà esserci, io sono convinto, il nostro appoggio, il nostro sostegno affinché possa, insomma, rappresentarci a livello del Parlamento europeo. E perché oggi l'Europa è importante per tutte le questioni che stanno qui e toccano con mano, per il turismo, per le questioni della disoccupazione, per le questioni economiche. E certamente noi abbiamo candidati, abbiamo un partito che vuole cambiare questa Europa, perché non possiamo dire che abbiamo costruito già un'Europa politica, che già abbiamo costruito gli Stati Uniti dell'Europa. Noi dobbiamo puntare a costruire un'Europa dei cittadini, non solo un'Europa delle banche. Dobbiamo tentare a costruire un'Europa dei diritti sacrosanti della gente che produce, siano essi imprenditori, siano essi lavoratori. E per questo, insomma, è importante stare qui in questa battaglia, non tornare indietro, perché c'è chi vuole farci tornare, vorrebbe farci tornare indietro a come eravamo, non è possibile. Dobbiamo stare criticamente in questa battaglia, ma guardare avanti per costruire l'Europa. E voglio tornare un momento a Tito. Ci sono molte cose da fare qui. Ci sono le cose dello sviluppo del turismo. E guardate, noi abbiamo pagato come partito, quando abbiamo governato questa regione, un pesante prezzo politico ed elettorale. E ancora ci dicono abbiamo trovato come abbiamo trovato la regione. Ma voi vedete un po' la differenza? Voi imprenditori, voi lavoratori, qual è adesso la differenza? Non si muove niente in questa regione. Non si muove niente per il turismo. Non si muove niente per l'imprenditoria. Non ci sta un sostegno all'occupazione. Il comune non può fare occupazione. Un comune può dare le premesse per l'assetto del territorio urbanistico, insomma, i servizi, può favorire l'imprenditore. E Peppe siamo sicuri che lo farà bene, che già ha dimostrato di saperlo fare. Voi state qui stasera perché Peppe già ha dimostrato che sa fare certe cose. E però possiamo insieme a Peppe e la squadra di Peppe fare da un lato il servizio alla nostra comunità, con voi tutti, governare
meta, ma rivendicare le sacrosante risorse dalla regione, dall'Europa, ma rivendicare anche strumenti e mezzi per sbloccare situazioni. Noi dobbiamo approvare in Consiglio regionale un piano paesistico che non potrà dare spazio alla speculazione, ma guardare le cose concrete. Noi per questo ci stiamo battendo come Partito Democratico e ci stiamo battendo anche, diciamo, relazionando con gli amministratori. Tito sta sempre al telefono, viene per informarsi. Noi dobbiamo sbloccare questa situazione in regione e qui a Meta, dove sono state fatte delle cose, ma dove diceva bene l'avvocato Alfano, bisogna avere un passo in più, bisogna costruire la vera alternativa del governo a Meta. Guardate, noi non...